counsel in the night also my heart instructs me. I have set the Lord always before me, because He is at my right hand, I shall not be shaken. Ito yung pinakamagandang promise na ating Panginoon. Dahil hindi tayo matitina, I shall not be shaken. At siya ay palagi nandiyan at bibigyan sa atin ng counsel. Kaya nga ito lagi ko rin sinasabi na ano man ang sasabihin natin, ano man ang problema, wala tayong mamamunitin ang salita ng Panginoon. At ang Panginoon, dahil ang ating mga salita, ay sa atin ang kalunasan ng ating mga problema. Now, when it comes to Father's Day, meron din akong verse dito sa Ephesians. I think alam niyo itong verse na ito. Ephesians 6:4. Sabi niya dito, Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Siguro alam niyo naman, no? Ilang beses ko nabanggit pag mag-preach ako, pag-giving example when it comes to discipline. Ito mga kayong mga anak sa maliit pala, talagang disiplinado. At isa naman pa sa ato pa, may physical discipline pa. No, masasaktan pa sila dahil nga sa disiplina. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kung anong ginagawa niya sa aking mga anak. So I can really be, hindi ko naman masasabing proud father, but I am really praising the Lord na binigyan niya po mga anak, itong tatlong anak namin, na may takot sa Diyos at sumusunod. Hindi naman siguro 100% obedient, pero may katigasan din ang ulo. Pero talagang lumalaki sila na may disiplina. At ang kagandahan din na lumalaki din sila sa church. Kaya this is also an encouragement para sa ating lahat. Ngayon na Father's Day, kaya binigyan tayo ng kahalagahan, binigyan tayo ng honor bilang mga ama. And we have this great responsibility bilang ama sa ating mga anak. Dahil, of course, hindi lang natin sila pinapanganak dito sa mundo. O sige, lumaki ka lang mag-isa. It's not, we have the discipline, we have the rules to follow. In fact, kung maliit pa ito sila, meron kong rules sa bahay, kasulat. O, sa umaga, o sa pananalian, sino maglilipit, sino mag-set ng table. Sa gabi, sino maglilipit, sino mag-set ng table, sino maghugas ng plato. Kaya trained ni sila, trained sa mga dapat na gawin. Kaya yun ang ipasasalamat ko sa Panginoon bilang ama na binigay sa akin itong ating mga anak na masunurin din sa kanya. Now, when it comes to the FBC, ang iba sa inyo ay matanda pa naman sa akin, tatay pa naman, for example. Pero isang bagay din na aking pasasalamat sa Panginoon dahil tinatrata din yun akong papa dito sa ating mga church. At isang malaking kagalakan, kaya pinasalamat ng Panginoon. I am praising sa lahat ng bagay. Kaya nga, bilang ama, may asawa na tutulong, tapos mga nagre. So ganito din sa church natin. Bilang inyong ama, kailangan ko rin kayo ng tutulong. Mag-isa tayo. Diba? Lagi ko sinasabi ko, the love and unity ay palaging nasa sa atin dito para tayo ay lalago sa ating buhay spiritual. At mananatili tayo ng buhay na testimony sa buong buhay. Kaya, Happy Father's Day sa lahat. At isa pa rin itong sinasabi ko na maganda tayo dito sa Italy dahil dalawang beses tayo mag-Father's Day. Sa March, sa Italian, kay Tagipapa, o yung ngayon sa June, Father's Day. So, we are blessed. Amen. Thank you. Chapter 1, verse 7. For the Spirit God gave us does not make us timid, but give us power, love, and self-discipline. Tunay nga na ang Panginoon ang siyang nagbibigay sa atin ng power, nagbibigay ng wisdom and knowledge kung paano natin yung nakamtan po natin ng pag-ibig ng Panginoon ay ipapadama din natin sa mga tao na sa paligid natin. Kaya nandun po yung power of God na pinagkakalib po niya sa bawat isa sa atin. Amen. Mananalangin po si Brother Gerard. Vangelo, a volte può comportare anche sofferenze e oppressioni. Vivere il primo Vangelo a volte può comportare sofferenze
e oppressioni. E quindi il fatto che l'Apostolo Paolo si trovi in carcere, il fatto che l'Apostolo Paolo si trovi in prigione, non è qualcosa di strano. È normale, può succedere per un seguace di Cristo, per un cristiano, finire in queste condizioni a motivo del Vangelo. Anzi, al capitolo 3 Paolo dice a Timoteo che le cose andranno sempre peggio. Dice che negli ultimi uomini malvagi che ci circondano. Ecco cosa doveva fare Timoteo per essere diverso da tutte queste altre persone. E Paolo vuole, in questi versetti, vuole dire a Timoteo che nella scrittura, nella parola di Dio, lui ha tutto ciò di cui ha bisogno. Lui ha tutto il necessario per portare avanti il suo ministero. E quindi sta dicendo, rimani fisso, rimani saldo su questa parola. Non andare alla ricerca di novità, non andare alla ricerca di qualcosa di nuovo, ma rimani fisso, come direbbe papà, stand firm su questa parola. Rimani ancorato sulla parola di Dio. Ora, perché la parola di Dio? Cosa ha di speciale questa parola? Perché anche noi, come Timoteo, dobbiamo perseverare in questa parola? E Paolo ci dà tre spiegazioni, in realtà una, principalmente perché dice che questo libro non è un libro qualunque, non è un libro che si è inventato l'uomo, ma la natura di questo libro è qualcosa di divino, viene da Dio stesso. È a motivo di questa sua natura, dato che questo libro è stato scritto da Dio stesso, questo diventa utile per ognuno di noi. E Paolo definisce due funzioni, due scopi che ha la scrittura. E quindi vogliamo vedere quali sono questi due scopi. La prima la vediamo al versetto 15. E Paolo ci dice che l'ispirata parola di Dio ci rende saggi per salvare. L'ispirata parola di Dio ci rende saggi per salvare. Versetto 15 dice che fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. Timoteo ha avuto la benedizione di crescere in una famiglia dove fin da bambino ha avuto conoscenza, ha potuto sentire le sacre scritture. Ha avuto modo che fin da bambino gli fossero insegnati le sacre scritture. E dobbiamo essere un po' precisi proprio, perché quando Paolo sta dicendo le sacre scritture, lui sta facendo riferimento a tutto l'Antico Testamento. Ed è interessante perché l'Antico Testamento sono tre quarti della nostra Bibbia. Solito quei tre quarti della nostra Bibbia che tendiamo a non leggere, forse i salmi ci piacciono di più rispetto al resto del libro dell'Antico Testamento, ma questo Antico Testamento, questa era la Bibbia di Timoteo, questa era la Bibbia dell'Apostolo Paolo, e l'Antico Testamento era anche la Bibbia di Gesù. E quello che Paolo sta dicendo a Timoteo è che con l'Antico Testamento quello che c'è scritto nell'Antico Testamento è una storia. Vuole rivelarti qualcosa, vuole farti capire qualcosa, vuole, come dice il testo, vuole renderti saggio. Perché? Perché nell'Antico Testamento noi troviamo un Dio che vuole avere un rapporto disperato con l'uomo. Abbiamo la storia di questo Dio che fa di tutto per avere un rapporto con noi umani. Abbiamo un Dio che nelle prime pagine ha creato un luogo perfetto, un habitat perfetto per l'uomo, dove potevano vivere in modo perfetto questa comunione. E il motivo per cui Dio vuole questo disperato rapporto con noi non è perché Dio ha sbagliato qualcosa. L'uomo è l'uomo che ha deciso di fare di testa sua. È l'uomo che non ha più voluto dare ascolto alle indicazioni di Dio, si è macchiato di questa colpa, si è macchiato del peccato.
Ed è interessante perché questa bellissima